Siamo in compagnia di Romain Riccardi. Romain, apriamo la giornata ufficialmente con te. Come stai? Sto bene, ho dormito bene stanotte e non vedo l'ora di iniziare le gare, che qua a casa è sempre un piacere girare. Ascolta, l'anno scorso hai curato tu il disegno della pista, quest'anno anche oppure hai lasciato fare? Quest'anno no, non ero a casa questa settimana, quindi non ho potuto lavorare sulla pista e l'ho scoperto ieri sera come la maggior parte dei piloti, però diciamo che è una pista abbastanza veloce, le curve un po' più scivolose dell'anno scorso, ma... Cos'è che si poteva migliorare secondo te rispetto all'anno scorso? Secondo me le curve, la seconda è l'ultima curva che potevano essere un po' più ripida, cioè per avere un po' più di grip. Arrivi con due titoli adesso, l'italiano e la Coppa di Francia, hai un po' di pressione o giri tranquillo? No, non ho niente pressione, sono qua, è un po' una festa qua, anche se è importantissimo fare un risultato buono. Mariana, we see you again in Saint-Étienne. How do you feel? I'm feeling super happy to be here again. It's a really amazing race to race, and I'm ready. I'm ready to do my best out there. I really like the track for being an indoor track. It's always technical, it's fast, and it's fun to ride. What's the planning for the future? Well, next year we go to all World Cups, World Championships, the Pan American Games. I'll be spending some time in Europe racing the European rounds, and I'm just trying to do a really good off-season to have a good year. Roby, Tommy, come va? Ma è mai bene, sono passato per terzo, alla fine era abbastanza dura, adesso l'ottavo è pesante, però... Bene Le Mans, eravamo solo in 5, sono passato terzo o quarto, dipende dai punti. Adesso l'ottavo di finale è bello duro, vedremo cosa si riesce a fare. Tre aggettivi flash per descrivere la pista. Curve un po' scivolose, un po' così, e dritta. Più o meno lo stesso, molletta, strettina e strana. Damn. Yeah.